appena arrivato a colpo dalle note pestanti della banda cittadina di Saronno, il treno che ha riportato a casa i reduci della prima guerra mondiale. Siamo in un momento di grande festa, in una domenica freddissima qui a Saronno, pur essendo già il mese di maggio, ma la stazione è gremita in ogni ordine di posto. C'è il sindaco che sta passando un attimo. Abbiamo gli alpini, abbiamo i bersaglieri, abbiamo poi i reduci della prima guerra mondiale che sono ritornati a casa. Tra poco transiteranno lungo le strade della nostra città per ovviamente avere il tributo, l'applauso di tutta la città di Saronno. Pertanto stiamo ora attendendo che tutti gli ultimi scendano dal treno e poi, terminati i saluti da parte delle autorità civili, il corteo inizierà ad incamminarsi per raggiungere il centro storico di Saronno. Saronno sta vivendo una grande giornata oggi, di festa, di commozione per il rientro a casa di queste persone che hanno dato la loro vita per la nostra patria. È un momento di grande commozione qui alla stazione di Saronno e lo state vivendo tutti in diretta, direttamente su Radio Rizzotti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Non perdeteci di vista, ascoltateci perché saremo qui con voi a raccontarvi tutta questa bellissima giornata. Sono bentornati a casa. Attenti! Rizzo! Salutiamo, ciao. Ehi!